Ciao! Oggi prepariamo una buonissima crostata con crema cotta. Vi consiglio di preparare il giorno prima la crema pasticcera, la pasta frolla e il pan di Spagna in modo tale di poter assemblare più facilmente la nostra torta. Quindi stendiamo la pasta frolla, ritagliamo un cerchio che sarà la base della nostra torta e lo inseriamo nel nostro stampo. Poi formiamo dei cilindretti sempre con la pasta frolla che saranno il bordo della nostra torta. Con una forchetta bucherelliamo la nostra frolla e poi io ho sbriciolato del pan di Spagna da poter mettere sulla base in modo tale che la crema non vada a bagnare la frolla durante la cottura. Poi ho ritagliato delle striscette di pan di Spagna da mettere come listarelle in mezzo alla nostra torta. Poi le ho bagnate un pochino con il succo di ananas in modo tale che rimangano morbidine e alla fine sopra ho ricoperto con la mia crema pasticcera fino quasi al livello del bordo, del bordino della torta. Questa crostata va infornata a 180 gradi per circa un 40 minuti. Controllare bene che sia cotta sotto, quindi al massimo verso fine cottura la si appoggia sul piano inferiore del forno, così rimane bella dorata anche sotto. Grazie.